Il presidente Sergi della Palmese con noi. Presidente, buonasera. Buonasera a te mille e tutti voi radiofonici, buonasera. Presidente, che soddisfazione è stata oggi vincere uno scontro diretto contro un avversario molto molto forte e che prima di oggi era anche imbattuto. Guarda, la soddisfazione credo che sia doppia perché ho detto in settimana, lo ripeto pure in questa occasione, il Pellor è l'unica squadra, a me non me ne vogliono male né le altre squadre, compresa anche la capolista, che mi ha impressionato in questo campionato, perché è una squadra attrezzatissima, gioca a calcio, ma gioca a calcio di livello, e sapevamo di incontrare una signora squadra, che non era facile oggi, e aver vinto soddisfazione doppia, perché comunque ci fa dare un po' di spazio alla classifica, almeno in chiave playoff, e ci fa tenere questo anche primato che non abbiamo mai perso, che è anche importante psicologicamente, credo. E grandi meriti a loro, che ripeto, grande squadra che oggi ha giocato una grande partita. Noi siamo stati bravi nel primo tempo a fare la partita e a concludere anche in modo giusto. Poi niente, abbiamo fatto un secondo tempo giustamente di contenimento, perché loro è una squadra di valore, però siamo riusciti a strappare questa vittoria. Così ecco, Presidente, io prima di introdurla ho detto a fine dicembre avremo una squadra campione del mondo, una squadra campione d'Europa, che comunque va dell'Italia e così via, perché insomma i titoli hanno il loro perché. È difficile forse riprendere la Deliese, lo abbiamo detto tante volte, ma c'è un appuntamento che si sta avvicinando ad ampie falcate per voi. Parlo della finale di Coppa Calabria. Guarda, credo che sia molto difficile prendere la Deliese, perché non credo, secondo la mia visione, che perderà punti in giro. Se li può perdere, li potrà perdere contro di noi in casa, potrà forse fare qualche pareggio fuori casa. I 9 punti di distacco sono tali che, secondo me, a meno che si suicidino, ma non credo, resteranno saldi lì. Avrei preferito onestamente non avere i 3 punti di penalità e non aver perso 4 punti in modo stupido in questo campionato, e arrivare a giocarmi a 2 punti sotto lo scontro diretto in casa avrebbe avuto un valore diverso. Però ahimè, il destino ha voluto in questo modo, e dunque va bene. La tua coppa sì, ci stiamo preparando, perché inutile nascondere che per me, che sono al primo anno, è un valore un po' più del normale, cioè nel senso, arrivare e fare bene, fare una finale di Coppa Calabria è un prestigio che comunque non si fanno tutti i giorni le finali, non è che te la giochi oggi e domani, uno all'anno ce ne fa, ne capita. E dunque ci stiamo già preparando bene per fare questa partita. Ho messo a disposizione la qualsiasi per aiutare i tifosi di Palmese, non solo per venire là. Ho organizzato grandi cose per dare comunque, come anche oggi, se qualcuno ha visto, una bella scenografia, fuochi, è stata veramente da vedere, c'erano anche le immagini dunque. E dunque ora ci proiettiamo possibilmente a giocarci sta finale, spero, non sarà facile, perché lo sappiamo che non è mica facile, che ci portiamo questa coppa a casa. Ma se non fosse, va bene, l'importante è essere già arrivati, per me è tanta roba. Presidente, in ultimo, la domanda per tutti: cosa farebbe Francesco Sergi se potesse prendere una prima decisione in ottica di rilancio del nostro calcio nazionale? Guarda, questo è l'argomento che ho sentito anche prima, che ero collegato. La domanda, questo ci fa piacere, ci state ascoltando tutti, è una bella cosa. Onestamente ero nella radio in macchina, e quando tornavo a casa era il mister Alberto Crioco che stava parlando. Credo fermamente in quello che ha detto lui, nel senso che è facile dare subito giudizi veloci trovando il capo espiatorio che potrebbe essere allenatore, quando la stessa squadra, bene o male, prima ha vinto l'Europeo e poi ci troviamo paradossalmente a non partecipare ai mondiali. Può succedere, io sono convinto di questo, poi molti faranno un'analisi un po' più profonda, chi dice no perché sui giovani non è così, chi
quel giocatore lì in campionato va bene ma in nazionale no. Questo non è il voler per forza trovare una un capo espiatorio, diciamo, questo termine. Io credo che può succedere come qualsiasi partita di calcio, anche se è brutto da dire perché noi siamo un nazionale che vanta una storia, vanta tanto, non siamo una piccola nazione che ci stiamo affacciando ora. E dunque è normale che abbiamo questo risvolto, diciamo, tragicomane, perché per noi non partecipare per la seconda volta non è una grande cosa, ma credo fermamente che può succedere, purtroppo, come in qualsiasi partita, che è quella partita no, che comunque o non giochi bene o non entra o tante altre cose. Dunque secondo me non si tratta di fare rivoluzioni, si tratta di fare un'analisi un po' più in casa di quello che è successo e andare avanti. È inutile secondo me di scendere in particolare, questa è la mia. Poi sicuramente ci sarà chi è più pratico di me o chi mastica più calcio di me avrà altre visioni. Io da presidente non sono un allenatore, non sono un giocatore, ho questa visione e va bene così. Bene, presidente, grazie come sempre della disponibilità. Grazie a voi. Alla prossima. Un'ultima cosa, voglio solamente ringraziare soprattutto i dirigenti della Propellaro. Lo faccio col cuore perché sono dei signori dal primo all'ultimo e con l'S maiuscolo. Si sono anche oggi dimostrati dei gran personaggi. Io mi auguro veramente per loro che possano presto anche loro passare in altre categorie, perché per quello che hanno fatto, per quello che hanno investito e speso e per come sono, si meritano altro. Un abbraccio a tutti quanti e buona domenica.